botta gay. Adesso cosa state preparando? La pasta fatta a mano. Le fettuccine. Che pasta, le fettuccine. Ok. Ok. Adesso abbiamo aggiunto l'uovo. Perché dobbiamo preparare le fettuccine. Ok. Abbiamo quindi aggiunto l'uovo alla pasta. Di solito se ne mettono di più, però per essere più leggero non ne metto uno solo. Ok. Ok. Se no lo stomaco lavora di più e soffre di più. Poi bisogna sbattere così l'uovo. Ecco qua. Aspettiamo l'acqua e cerchiamo di amalgamare un po'. Ok. Che si impasta la farina. Ok. Ecco qua come dovrebbe diventare. Ok, poi la pasta si deve dividere in pezzi. Che dovrà morire in croce per noi, Gesù si identifica con quel pane spezzato e condiviso, ed esso diventa per lui il segno del sacrificio che lo attende. Questo processo ha il suo culmine nell'ultima cena, dove il pane e il vino diventano realmente il suo corpo e il suo sangue. E l'Eucaristia che Gesù ci lascia con un scopo preciso, che noi possiamo diventare una sola cosa con lui. Infatti dice questa riflessione sulla forza, l'importanza dello stesso elemento che cosa può fede trasforma completamente la vita, e ancora lo questo non è un fatto isolato. Allora, abbiamo tagliato a due. Abbiamo tagliato a metà la sfoglia che ha fatto la nonna. E adesso si passa al taglio. La nonna le taglia così. Non quelle arrotolate che non mi piacciono perché si attaccano. Quindi la nonna si li taglia sottile così. Ok. Fatto il pallone piccolino perché così vengono più. Ok. E così via per te. Per tutto, certo. E anche per quella. Ok. Vai. A posto. Ecco qua. Ok. Ecco tu. A posto. Ecco qua.
adesso andiamo qua. A quanto deve stare il fuoco? Alto, perché violento deve stare. Ok, e a quanto? Cioè per quanto tempo? Devono bollire. Mettiamo il sale. Quanto sale? Un pugnetto piccolino. Ok. Dipende sempre dall'acqua quando ne metti. Ok. A posto. Abbiamo fatto. A posto. Ed una ricetta è pronta.